Snake, fai attenzione. Ci sono delle mine Claymore da quelle parti. Usa il cercamine. E tu chi sei? Chiamami Gola Profonda. Gola Profonda? L'informatore dello scandalo Watergate? Questo non ha nessuna importanza. Non stai utilizzando una trasmissione intermittente. Sei nelle vicinanze. Ascolta, dritto davanti a te c'è un carro armato in agguato. Mi vuoi dire chi sei? Diciamo, un tuo ammiratore. Io non ho le cercamine. Cazzo devo fare qua? Minchia devo fare qua? Ah, scusami però, che Cristo! E cazzo fai, mi è pestato, scemo di merda. Oh. Ho capito.
Di appello proprio. Capo, spero che tu sia contento. Ha preso la scheda. Voglio giocare ancora un po' con lui. Cerca di non sottovalutarlo. Che impressione ti ha fatto? È proprio come dicevi tu. In battaglia è posseduto da un demone. Quasi come te. Non mi aspettavo nulla di meno. Visto? Te l'avevo detto. Ma io lo ucciderò. Allora, generale Ivan, ho sentito che si è preso la tua mano insieme al tuo onore. Gliela freddo la lingua, sciamano. Nel linguaggio dei Sioux, Sioux significa serpente, un animale da temere. Ora Snake è mio. Quando lo incontrerò di nuovo gli riserverò un trattamento speciale. Non ancora. Aspetta a ucciderlo. Io e lui ci ritroveremo in battaglia. Le tue solite premonizioni. Sì, il corvo sulla mia testa ha sete del suo sangue. Pam 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 para pam 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 pam. Che cosa? Ah, sto per i comandi, sì, sicuramente. Ma comunque, ogni nemico, cioè boss che uccidiamo ci aumenta la vita, le scorte di... Come si chiamano? Oh Maria, la roba lì per la vita e le munizioni e la pistola. Cazzo devo usare qua? Teleporto livello di sicurezza 3. Va a cagare, va. Non si vedeva da così. Ma aspetta. Che cazzo fai, coglione? Fai attenzione. Non devi assolutamente usare armi in questa zona. Ok. Ho già programmato i nanoidi. Non sarebbe nemmeno in grado di farlo. Cosa? Di che cosa state parlando? Ti sei dimenticato che sei nel deposito delle testate nucleari? Non le hai ancora viste? Già, ci sono un sacco di casse qui, ma... Vuole dire che sono tutte testate nucleari? Sì, sono tutte testate smantellate. E le lasciano qui così? Proprio come diceva il presidente Baker. Nell'incuria più completa. Il loro budget è molto limitato. Si sforzano di mantenere una facciata di efficienza per i media, ma all'interno le cose sono diverse. Nastasha ne sa molto più di me. Puoi chiamare Nastasha sulla frequenza 141.52. I meccanismi di detonazione sono stati rimossi da tutte le testate contenute nelle casse, per cui non ci sono pericoli di esplosione.
In caso di rottura di una testata, però, ci potrebbero essere perdite di plutonio e sarebbe un bel problema. Snake, non usare la tua arma da fuoco nel piano dove ti trovi. Sono Nastasia Romanenko. È un piacere lavorare con te, Solid Snake. Sei l'esperta nucleare di cui mi ha parlato il colonnello. Sono io. Puoi chiedermi tutto quello che vuoi sull'argomento. Sono anche analista militare, perciò ho una vasta conoscenza di armamenti. Mi hanno chiesto di partecipare a questa operazione come supervisore della squadra di ricerca nucleare d'emergenza. Ho accettato con piacere. Dobbiamo impedire ai terroristi di mettere le mani su qualunque genere di arma nucleare. Spero di poterti aiutare a fermarli. Sei un tipo in gamba. Questi terroristi hanno davvero intenzione di lanciare una testata nucleare. Il mondo non può stare a guardare che ciò accada, e nemmeno io. Purtroppo da qui posso soltanto fornirti delle informazioni. Spero che basti. In ogni caso, un altro soldato qui non cambierebbe molto le cose. Sono felice di lavorare con te, Nastasha. Il piacere è mio, Snake. Merda. Vediamo un po'. Allora, oh, ok. Qua? Niente. Qua? Oh, bello. Un attimo. Qua, a testa 5. Ma che come fa?
cazzo. No, porca puttana. Oh merda. Che cazzo. No, Gesù. Ah. A buttare in mamma, te va. Quanta picca. Dove cazzo mi fa ripartire adesso qua? Ah. Dio. Ma qua non devo fare niente, non sbaglio, è una cosa di 5. E qua non c'è a fare niente. Dobbiamo andare al B2. Ha bisogno della tessera, quindi credo. Mi do quella cazzata. Ah. Ah, devo far veloce prima di morire, ok, perfetto. Ottimo. Snake, sta attento. Il posto è saturo di gas e il pavimento è elettrificato. Wow. Prima di tutto, distruggi l'interruttore dell'alto voltaggio. La centralina si trova sulla parete di nord-ovest. Ma come faccio? Non ci arrivo. Usa un missile teleguidato. Un missile teleguidato. Minchia, proprio non mi siete guidato. Mi siete guidato, ma che cazzo stai a dire? Chiediamo informazioni. È come diceva Baker, le sostanze nucleari conservate sono una minaccia crescente. Vedi, ci sono tre elementi indispensabili per la costruzione delle armi atomiche: prodotti nucleari, ingegneri nucleari e tecnologia manifatturiera. Tutti e tre si possono facilmente reperire, sia legalmente che illegalmente. Se hai abbastanza denaro, intendo. Si dice che ci siano 500.000 ingegneri nucleari. Ho capito, un attimo, una guerra fredda, eh? Ok, ho preso il blocco orientale, non riesco a tenere gli scienziati paesi, ingegneri, eh? A me interessa. In
questo momento ci dobbiamo fidare di quello che ci ha detto Gola Profonda. Usa un missile teleguidato per distruggere il quadro comandi. Si trova nella sezione nord-ovest del secondo piano interrato del deposito delle testate. Accertati che il missile teleguidato non venga abbattuto dalle telecamere armate. Secondo piano. No, sono già al secondo piano, scusami. Cazzo, però... Dai, puttana bastarda! Devo andare all'uno. Però secondo piano, ho detto. In questo momento ci dobbiamo fidare di quello che ci ha detto Gola Profonda. Usa un missile teleguidato per distruggere il quadro comandi. Si trova nella sezione nord-ovest del secondo piano interrato del deposito delle testate. Accertati che il missile teleguidato non venga abbattuto dalle telecamere armate. Ancora. Secondo piano interrato, quindi... Il piano terra.
Sembrava qualcuno. Capisco dove cazzo c'è andare. No, oh, cannato. Credo. No, sì, ho cannato. Devo andare al B1. Devo andare nella stanzetta dentro la stanza. Devo andare qua. Eccolo qua. Porca puttana. Beh, Cristo. Ah, te la ficcare nel culo, malato. Cornuto. Che è successo? Che è successo? Mi si è ficcato tua moglie. Cornuto. Guardate ragazzi, ma fa girare il cazzo. Di stronzo. Sparisce, va. Via, via. So di fare giri a vuoto, tipo, però... Abbiate pazienza, ma è la prima volta che ci gioco, quindi... E minchia sto cosa. Ta fica.
No? No, no, no! Non ci credo. Che gaffo. Davvero? Bam 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 bam. Ma fammi ripigliare un po' d'aria, va. Dobbiamo fare così. Ah, niente. Vedete le telecamere. Cazzo è. Un altro boss. Magico. Sia stata una lama a ucciderli tutti. Allora ragazzi, questo video ci salutiamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e spolliciate. E con questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima, un saluto da Mad Max Games, ciao!